Cari amici, ben ritrovati al nostro appuntamento mattutino con la parola. Che il Dio d'amore e di pace sia con noi e mandi il suo Santo Spirito a illuminarci per comprendere il suo messaggio per noi per questa giornata. Il testo su cui mediteremo si trova nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, il versetto 19. Dice così: infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. La parola chiave per comprendere questo passo è riconciliazione. Se guardiamo in un dizionario, questo sostantivo vuole dire ristabilimento di un rapporto normale temporaneamente deteriorato. L'uomo, nel momento che ha peccato, ha rotto il rapporto di fiducia cieca che aveva col Signore, e a causa di questo sono entrate nel mondo la morte e la maledizione. Sappiamo infatti che il salario del peccato è la morte. Tutta la famiglia di Adamo sarebbe morta se non fosse per Gesù Cristo. Leggiamo in Romani il capitolo 5, il versetto 18. Per cui, come per una sola trasgressione la condanna si estesa a tutti gli uomini, così pure, per un solo atto di giustizia, la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Quando Adamo peccò, Gesù insieme al Padre avevano già un piano di salvezza per l'uomo perduto. Gesù offrì la sua vita come riscatto, accettando di morire al posto del peccatore. Così, grazie ai meriti del suo sangue e all'ubbidienza alla legge divina, l'umanità avrebbe ritrovato il favore di Dio e avrebbe avuto nuovamente accesso al cielo. Per riottenere la vita eterna non occorre pagare nulla. Niente potrebbe ripagare l'enorme sacrificio di Gesù. Dio stesso non ci chiede altro se non di credere e accettare questa sostituzione. È per grazia, non per opere. Infatti, nella radice della parola grazia sta il concetto di gratis, che non si deve pagare. Questa è la buona novella, l'Evangelo che ogni cristiano deve predicare. Cristo è morto per ognuno di noi. Sarebbe morto anche per uno solo di noi, da quanto ci ama. E ci offre la vita eterna. È come se un giorno arrivasse a casa di ognuno di noi una lettera con scritto dentro: hai vinto una bella macchina, 1 milione di soldi, quello che volete. Ma bisogna andare a ritirare il premio per averlo. Non tutti credono che quella lettera sia vera e quindi non si presentano a ritirare quanto viene loro offerto. Così anche per l'uomo. Alcuni pensano che tanto Dio è amore e alla fine salverà tutti. Ma non è così. Solo quelli che vanno a ritirare il premio, ovvero che accettano Cristo come personale salvatore, verranno salvati. E Dio ci supplica, ci esorta tramite i credenti che lo hanno accettato prima di noi a essere riconciliati. Preghiamo. O Padre, quale amore ci hai mostrato donandoci di essere chiamati tuoi figli? Quale onore ci fai a chiamarci come tuoi collaboratori? Signore, ti voglio lodare perché il tuo amore ci esorta a riporre tutta la nostra fiducia in te e a camminare per fede. Ti voglio lodare perché ci hai tanto amati da mandare tuo figlio Gesù a morire al nostro posto. E ti voglio lodare perché le cose che hai pensato per la nostra salvezza sono la nostra portata. Non ci chiedi l'impossibile, e non è solo per alcuni. Signore, aiutaci ad arrenderci completamente a te e a trovare il modo e le parole più giuste per parlare di te al nostro prossimo. Che si aggiungano al tuo popolo le pecore smarrite fino a raggiungere il numero completo. Che le nostre vite servano a darti gloria. Questo ti chiedo nel nome di Gesù, mio Salvatore. Amen.